Salve a tutti, siamo qui in questa sezione della mostra delle Brue Naviga Ostro, dove Sardegna Romana, che è compartecipante insieme all'Antiquario Arborense, propone quelle che sono alcune ricostruzioni di oggetti e manufatti. Questo in particolare è la ricostruzione di un legionario romano di III secolo, inerente a quello che fu il Bellum Sardum, o meglio conosciuto come la rivolta d'Ansicora, e nel caso specifico la battaglia di Perdinghesti. Perché la battaglia di Perdinghesti? Perché Perdinghesti è una località in Agro Tiriola, in provincia di Oristano, da dove proviene un elmo di tipo Montefortino, un Quarelli di tipo D, che molto probabilmente risale allo scontro avuto tra i Sardo-Punici e i legionari romani di Tomaglio Torquato. L'equipaggiamento del legionario qui ricostruito è un equipaggiamento, come ce lo descrive Polibio, l'elmo Montefortino, un cardiopilax o corazza pettorale, uno scutum in legno con un asse centrale che serviva a rinforzare, dove dietro la noce c'era l'impugnatura della mano, quindi una doppia protezione alla mano che sorregge lo scudo. Ha un pilum di tipo repubblicano, quindi un pilum a cannone, e poi come spada non usa il famoso gladio, ma bensì uno skipos, una spada di derivazione greca, molto comune ai legionari del periodo, insieme alla copis. Questo è stato ricostruito grazie anche alle notizie che il professor Zucca ci ha comunicato, e in base anche ai ritrovamenti archeologici avvenuti in ambito di battaglie campali nel periodo delle guerre puniche. Quindi diciamo che questo rappresenta al meglio quello che poteva essere una statua, un principes, quindi uno dei il secondo e il terzo ordine delle legioni romane nel periodo repubblicano. Come abbiamo introdotto prima dalla ricostruzione, passiamo a quello che è il reperto vero. Ecco, questo è l'elmo Montefortino di tipo D, Quarelli, che è stato ritrovato in Agro di Riola, in località più o meno Perdinghesti, e che è un elmo che molto probabilmente, insieme ad altri frammenti che vedete in vetrina, fa parte di quello che era un corredo di un legionario romano che abbia combattuto una delle battaglie del Bellum Sardum. Si vedono, ecco, le decorazioni a onda sulla paragnatide superstite, e si vede questa decorazione in fascia frontale che rappresenta dei disegni geometrici, anche una piccola faccia. Sempre da quella zona vengono quelli che sono dei proiettili da frombola e una punta di lancia, nonché in un'altra località lì vicino un'urna cineraria che nient'altro è praticamente che un vaso punico con iscrizione latina e il nome Publio Gaius. Molto probabilmente questo vaso, quando fu trovato, faceva parte di una piccola fossa di cinerari con scritti i nomi latini. Quindi c'era questo senso di pietas che ritorna post battaglia, dove ognuno raccoglie i suoi caduti e li seppellisce. Questa è la zona in questione di quello che dicevamo prima del probabile campo di battaglia e del luogo dei ritrovamenti. Speriamo che nel tempo ci sia la possibilità di un survey o di una campagna di scavo per poter individuare con certezza la location del campo di battaglia. Comunque, due indizi già ci danno una prova.